questa puntata della GDL, vediamo insieme due importanti features che si chiamano i template e lo Shadow DOM. Fondamentalmente, cosa ci consentono di fare? Qual è la potenzialità di queste due feature, di cui il supporto è ancora molto scarso, però ovviamente sono state appena implementate e dovrebbe essere questione di mesi. Ci consentono da un lato di standardizzare quello che è tutta la parte legata alla gestione dei template, per cui parti di contenuto che devono essere poi integrate con dati dinamici e visualizzate in pagina. Oggi esistono moltissime soluzioni per gestire questa cosa e lo standard HTML5 cerca di introdurre la propria soluzione per insomma un po' standardizzare questo panorama. L'altro aspetto che invece andiamo a vedere si chiama Shadow DOM ed è la possibilità già utilizzata peraltro, diciamo, dietro le quinte dei browser moderni di creare parti del nostro DOM indipendenti rispetto al DOM principale, o meglio, con delle regole di dialogo con il DOM principale. Parlando di ad esempi concreti, se ci spostiamo su un semplice file HTML che ho appena creato con semplicemente doctype e l'HTML layer del body, il tag template si gestisce in modo assolutamente, diciamo, intuitivo utilizzando appunto il tag template. Okay. Assegniamo un ID a questo template in modo che poi possa essere recuperato e utilizzato, quindi ad esempio ID prova piuttosto che hello. Ok. All'interno andiamo a mettere quello che vogliamo che venga, diciamo, quello che è il contenuto del nostro template e notiamo che nel momento in cui aggiorniamo la pagina con questa configurazione, la pagina non renderizza nulla. In pagina non compare niente perché il tag template è un tag dormiente per default, come ci aspettiamo che debba essere. Quindi finché non andiamo a distanziare questo tag template su un altro elemento della nostra pagina, per cui lo applichiamo ad un altro elemento della nostra pagina, il tag template resta assolutamente dormiente. Per applicarlo, il funzionamento è molto semplice: creiamo ad esempio un oggetto, una div, qualsiasi elemento HTML, andiamo a creare all'interno della parte di JavaScript. E le istruzioni che ci servono fondamentalmente sono soltanto quelle di prendere il contenuto del template e ribaltarlo all'interno dell'altro oggetto all'interno del quale vogliamo andare a generarlo. Quindi in questo caso tutto quello che dobbiamo fare è prendere il contenuto del template, in questo caso Hello World, e metterlo all'interno della div. Quindi possiamo fare document.querySelector per andare a prendere la div. Ok. A questo punto possiamo chiamare un append child, che è un metodo HTML per andare a scrivere, aggiungere un elemento HTML all'interno di quello selezionato, e all'interno dell'append child andiamo a prendere document.querySelector, in questo caso l'elemento che stiamo cercando è il template, quindi vogliamo andare ad aggiungere il template, in particolare il content del template. Utilizziamo l'istruzione cloud node per fare in modo che il template poi resti lì e sia eventualmente riutilizzabile anche in altre circostanze. Ok, quindi con queste poche righe di codice, cosa succede a questo punto se andiamo sulla nostra pagina e aggiorniamo? Ok, abbiamo l'istanza, quindi la stampa, okay, del nostro template all'interno dell'HTML. Ovviamente questo utilizzo è molto molto semplice e non è quello che è, diciamo, più comune legato all'uso del template. Possiamo però già rendere questo esempio leggermente più complicato andando ad esempio a aumentare il numero di div all'interno del documento e applicare il template a tutte le div presenti all'interno del documento. Ovviamente quando parlo di div è semplicemente una semplificazione, potremmo andare ad applicare questo template ad ognuno degli elementi designati all'interno della pagina. E per fare questo utilizziamo il selettore document query selector all che ci recupera
non un solo documento, non un solo elemento, ma tutti gli elementi che rispondono al selettore. Effettuiamo un ciclo for su tutti questi elementi. E all'interno di questo ciclo for andiamo a, come abbiamo fatto in precedenza, applicare lo stesso template di prima, ma a questo punto su tutti gli elementi che rispondono a questa query. Per cui ogni div all'interno della pagina verrà arricchita con il contenuto del template. Ok, quindi in questo caso ci troviamo ovviamente con la 3 hello world, uno per ogni div all'interno della nostra pagina. Un passo successivo che potremmo fare ovviamente è quello di utilizzare all'interno del template elementi HTML. Questa è una cosa che è assolutamente consentita e quindi possiamo andare a utilizzare ad esempio un qualsiasi tag HTML. E beneficiare appunto del markup anche poi nel risultato finale. Okay. Esattamente con lo stesso meccanismo. I template supportano anche l'esecuzione di codice JavaScript, per cui se all'interno del template è presente un tag script, questo tag script viene eseguito ad ogni istanziazione del template. Okay. Quindi in questo caso avremo tre chiamate alla console.log con il testo istanziato. Ovviamente apriamo la console per visualizzare i messaggi. Se aggiorniamo la pagina, ok, avremo la chiamata istanziato con il bollino 3 che significa appunto che è stata effettuata 3 volte. I primi limiti del template sono legati a, cominciano a emergere nel momento in cui si cerca ad esempio di lavorare sul discorso degli stili, nel senso che purtroppo il template non avendo un concetto di diciamo incapsulamento, non riesce a gestire in modo molto efficiente un discorso di questo tipo. Quindi nel momento in cui andiamo a creare uno style all'interno del template, perché vogliamo che questo template abbia uno style particolare, ad esempio andiamo a dire che il bold deve essere rosso, quindi color red, in una prima istanza sembra che il nostro intervento abbia avuto, diciamo, totale successo. Se però proviamo a fare una cosa del genere, quindi creiamo un altro elemento suscettibile allo stesso tag all'interno della pagina, ci accorgiamo che purtroppo i limiti del template escono subito, diciamo, vengono subito a galla. Questo B non dovrebbe essere suscettibile, ma il template, come dicevo, non è incapsulato, per cui lo stile contenuto in esso in qualche modo colpisce o diciamo, va ad insistere su tutta la pagina, e questa è una delle limitazioni del template. L'altra limitazione del template è che, a meno di non utilizzare in modo intensivo il JavaScript all'interno della chiamata del singolo template, è molto difficile, o quantomeno non esiste in modo, diciamo, previsto dalle feature, dalla feature dell'API, una funzione di interpolazione. Quindi se al posto di Word avessi voluto scrivere, ad esempio, il testo presente all'interno di ognuna di queste div, se avessi dovuto fare una cosa di questo tipo, e quindi al posto che avrei lo Word, avrei lo Sandro, lo Mattia, lo Davide, e non avrei potuto. Non avrei potuto perché non è prevista un concetto di interpolazione in questo senso. E ovviamente il template può essere in qualche modo decorato prima di essere stampato, questo è tranquillamente fattibile, basta pensare che essendo un HTML qualsiasi, in questo punto, nel momento in cui vado a fare clone node, posso prendere l'HTML e manipolarlo a piacere prima di stamparlo all'interno della div, ma non è possibile effettuare un'interpolazione, per così dire, diciamo trasparente a livello di JavaScript. Ovviamente questa cosa non ci deve rattristare, perché entrambi i problemi che ho evidenziato in questo momento sono risolvibili portando in campo lo Shadow DOM. Cos'è lo Shadow DOM?
Facciamo una piccola parentesi. L'HTML5 offre una serie di nuovi elementi, uno dei quali è abbastanza famoso, si chiama Progress, e consente di stampare a video per i browser che lo supportano una barra di avanzamento fondamentalmente. Quindi se io faccio un Progress con max 100, value 10, e il progress dall'altra parte e aggiorno la pagina, ok, all'interno del mio esperimento, quello che vedo è una barra di avanzamento con il 10% di questo avanzamento già coperto dal colore, perché se appunto il nostro avanzamento è il 10%, il restante ovviamente è ancora vuoto. E quello che possiamo fare, se esploriamo questo elemento con la console di Chrome, notiamo come in realtà, visto dal DOM, okay, abbiamo un solo elemento HTML e questo elemento HTML è atomico, almeno di una prima analisi. Quello che succede in realtà è che per tutti questi elementi il browser si preoccupa di creare uno shadow DOM, cioè fondamentalmente cosa fa? Costruisce una parte di HTML all'interno dell'elemento e incapsula tutto il comportamento dell'elemento all'interno di questa parte di HTML che non è visibile dall'esterno. Grazie ai tool di Chrome noi possiamo andare a vedere lo shadow content senza particolari difficoltà attraverso le opzioni, per cui se noi clicchiamo sulle opzioni di Chrome e scorriamo, noteremo che una delle opzioni è Show Shadow DOM. Se abilitiamo questa opzione, chiudiamo i tool e riapriamo i tool. Ok. Nel momento in cui stavolta andiamo a vedere la progress, notiamo come la progress in realtà sia espandibile e l'interno della progress contenga una serie di elementi HTML che prima non erano visibili, okay? E questi elementi HTML sono quelli che poi vanno a formare fisicamente il layout e la forma della nostra barra di avanzamento. Quindi abbiamo una barra di avanzamento che contiene, ad esempio, vedete, una WebKit Progress Value con una width del 10%, che guarda caso è proprio la parte che in questo caso noi stiamo andando a colorare. Ok, quindi lo Shadow DOM fondamentalmente è già utilizzato all'interno del browser, nativamente dal browser stesso, ma è una cosa che possiamo utilizzare anche noi, perché ci garantisce due vantaggi. Il primo è la possibilità di incapsulare tutto ciò che fino ad oggi ritenevamo di dominio globale, per cui ad esempio i fogli di stile. Lo Shadow DOM ci dà la possibilità, anche in modo molto certosino, di scegliere cosa, diciamo, ereditare dal foglio di stile principale e cosa invece mantenere solo per noi. E in più ci dà la possibilità di interpolare, quindi di prendere informazioni dalla pagina e interpolarle con contenuto, diciamo del nostro widget, se vogliamo. Bene, vedremo meglio questa tecnica nella prossima puntata della GDL, questa la concludiamo qui. E abbiamo visto i template, abbiamo visto come possono essere utilizzati all'interno di una pagina web, abbiamo accennato allo Shadow DOM ed evidenziato alcune sue problematiche. Problematiche assolutamente risolvibili che nella prossima puntata vedremo insieme. A presto!